Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per presentare il nuovo mister Iachini. Per prima cosa io vorrei fare un ringraziamento comunque a mister Bucchi, allo staff e tutto il suo staff. Che dire, sicuramente siamo molto dispiaciuti di quello che è accaduto, perché è l'ultima cosa che avremmo voluto fare noi come Sassuolo Calcio, perché credo che nel momento che si debba allontanare un allenatore o una persona non faccia mai piacere, e soprattutto per quello che è lui, per quello che è mister Bucchi, perché ha fatto sicuramente qualcosa di buono. È inutile, come spesso a volte accade, andare a cercare di chi sono le colpe. Credo che purtroppo il calcio ci insegna che tante volte bisogna prendere determinate decisioni, e per questo sono molto dispiaciuto personalmente, perché credo che mister Bucchi abbia la possibilità, e lo spero tanto anche in un futuro, di poter proseguire, di poter ottenere risultati importanti. Detto ciò, abbiamo fatto una scelta con mister Iachini, che gli diamo il benvenuto, sperando di poter ottenere dei risultati importanti col Sassuolo Calcio. Questa scelta è ricaduta proprio sulla sua professionalità, sulla sua esperienza, un allenatore che già conosciamo da tanto tempo, per cui siamo convinti che sicuramente ci potrà dare un grosso aiuto, una grossa mano per quello che è il proseguo di questa stagione e anche per la prossima. Per cui direi di lasciare la parola subito a lui e sentire un po' anche le vostre domande. Ma innanzitutto saluto tutti, buongiorno. Volevo fare due considerazioni, poi sono a disposizione. La prima, ecco, volevo salutare con piacere, perché lo conosco bene, Christian Bucchi, al quale non posso dire altro che magari sono dispiaciuto da un lato, perché è chiaro, questo fa parte un po' del nostro mestiere e a volte accadono queste cose, ma sicuramente da parte mia va comunque un ringraziamento per quello che ha fatto e comunque sia un supporto morale e affettivo. Poi ci tenevo a ringraziare il presidente Squinzi, la società tutta, il direttore, per aver magari scelto la mia persona, la mia figura come professionista, e sono convinto che, insomma, possiamo fare insieme un bel percorso di lavoro e ci siano tutte le possibilità, le potenzialità per poter lavorare. È chiaro che in questo senso non ho la bacchetta magica e neanche la presunzione di poter pensare di risolvere tutto in un secondo, però dalla mia posso garantire quello che poi mi hanno dato poi il riscontro dei risultati: professionalità, serietà e tanto lavoro sul campo. E con questi ragazzi poi sono convinto che riusciremo a raccogliere delle soddisfazioni. Mi è capitato già altre volte di subentrare, quindi non è la prima volta, in situazioni anche abbastanza complicate. E poi siamo riusciti attraverso, come ho detto prima, attraverso il lavoro, attraverso il trasmettere la nostra mentalità, quello che vogliamo come staff tecnico dai nostri giocatori, sotto l'aspetto tecnico-tattico, sotto l'aspetto motivazionale, sotto l'aspetto della preparazione. Siamo riusciti strada facendo poi a cambiare le sorti. Mi auguro che anche questa volta possiamo riuscirci, ne sono convinto, perché c'è potenziale in questa squadra, ci sono ragazzi che hanno delle ottime qualità, abilità, un mix fra giovani e anche giocatori esperti. Dobbiamo solo metterci sotto, rimboccarsi le maniche e capire che in questa fase qui occorre conoscersi più in fretta possibile, capire cosa io chiedo loro, e quindi mi aspetto grande disponibilità da un gruppo di ragazzi intelligenti, perché possano magari possibilmente, insomma, affrettare questo processo di inserimento di conoscenza, perché poi di conseguenza arriveranno i risultati. Ma tuffo. Sarà un'altra occasione. È chiaro che tutti preferirebbero magari arrivare, no? E avere il tempo e lo spazio e la possibilità di poter andare a lavorare, no? Anche sullo specifico, per poter andare a fare i lavori di tattica individuale, di tattica collettiva, di reparto, per poter farsi conoscere in fretta. Però ci aspetta questa partita e dobbiamo essere positivi in questo senso e andare a cogliere quello che ci può dare di positivo questa partita, magari andare a verificare dei ragazzi, poter valutare poi quello che è su cui andare a lavorare con maggior insistenza, anche se un po' le idee chiare facendo questo mestiere le ho, no? Io amo lavorare su tutte e due le fasi, la fase di possesso e di non possesso, alla stessa maniera
una squadra deve essere equilibrata, organizzata, avere intensità, avere idee, avere un gioco, una personalità da portare in campo per poter essere incisivi e poter andare a determinare le proprie fortune. E quindi dovremmo andare a curare, visto che i numeri ci dicono che qualche gol ci può mancare, ancora di più e con più qualità, anche sulla fase di possesso palla. E poi ci tenevo a precisare che poi i moduli possono essere tutti giusti e tutti sbagliati contro l'interpretazione, le caratteristiche dei ragazzi, dei giocatori che abbiamo a disposizione di volta in volta nella partita, ma conterà poi la mentalità, l'interpretazione, il modo di attaccare, ma nello stesso tempo di avere equilibrio, di essere bravi nelle coperture preventive, quindi quello che deve fare una squadra per poter andare a raggiungere il risultato. Quindi c'è da fare, per, come dicevo prima, per conoscersi bene. Mi è capitato vincendo di giocare con il 4-3-3, mi è capitato di giocare vincendo con il 4-3-1-2, con il 3-5-2, con il 3-4-1-2, però sicuramente oggi le caratteristiche della squadra sono per andare a giocare, ecco, dare una continuità anche a quel lavoro che è stato portato avanti fino ad oggi. Ripeto, sono un allenatore di campo e quindi sono nella convinzione che sia il lavoro sul campo poi che debba far arrivare i risultati, però una chiave l'hanno tutti i giocatori e starà a me, come con Berardi ma anche con altri, andare a cercare, a trovare la chiave giusta, entrare dentro il cuore, dentro le corde dei ragazzi, per cercare di far sì che tornino a fare quello che sanno fare. Guarda, ci sono state, a dire il vero, altre 4-5 squadre che mi hanno contattato anche di Serie A, però poi dopo ho preferito magari aspettare, valutare magari altre cose, anche dall'estero, attendere un progetto giusto, un progetto che potesse essere tecnico, tattico, nell'immediato, nel presente e poi nell'immediato futuro. E quindi questo il Sassuolo me lo ha dato, e quindi, conoscendo anche la serietà della società, delle persone che ci sono, della competenza, dell'organizzazione di questa società e della qualità anche dei giocatori che abbiamo, penso che ci siano state queste un po' le motivazioni per cui poi ho detto di sì e sono arrivato qui. Sicuramente pensiamo che sia un buon organico, e quello che dovremo fare a gennaio lo valuteremo un po' in questo periodo proprio col nuovo mister, perché credo che tutte le cose le dobbiamo condividere con l'allenatore, come abbiamo sempre fatto in tutti questi anni, per cui dovremo dare un po' di tempo, e nel frattempo la società già si sta muovendo per cercare di trovare quelle opportunità che possono essere valide per il mese di gennaio. Bisogna tanto attribuire delle colpe, ma più che altro capire le motivazioni, perché le cose non funzionano. E magari queste motivazioni dobbiamo trovarle un po' dentro, da parte di tutti, non soltanto da parte del mister, ma da parte dei giocatori, da parte anche della società stessa. Per cui credo che in tutte le situazioni bisogna fare sempre un'analisi un po' più profonda e valutare bene, ma soprattutto cercare di trovare le soluzioni, che è la cosa più difficile. Fortunatamente non siamo ancora in una situazione disastrosa, perché basta pensare anche rispetto alla passata stagione, non è che le cose siano cambiate così in modo stravolgente, in negativo. Siamo consapevoli comunque che dobbiamo lavorare, ma credo che proprio con la filosofia che ha contraddistinto sempre questa società ci siano tutti i presupposti per poterne venire fuori e per poterne venire fuori bene. La durata del contratto sono per questa stagione e anche la prossima stagione, perché sono per i 2 anni. Per quanto riguarda lo staff, il mister ha portato il suo secondo, il preparatore atletico, e il resto è tutto lo staff del Sassuolo Calcio, perché la volontà nostra come società è di avere uno staff della società, per cui il mister si è portato i suoi 2 collaboratori fidati, giustamente, che collaboreranno con lui. No, io penso che un mix giusto sia quello che, perché poi magari mi è capitato di arrivare in altre esperienze dove magari forse ci voleva un po' più di bastone e altri magari dove ci voleva un po' più di carota. Poi a seconda del momento cercheremo di regolarci di conseguenza. Amo dire anche, andando avanti, magari forse amo dire, fare questa battuta: 99% bastone, 1% carota. Poi magari devo cambiare le percentuali, e in questo momento ci vorrà dosare bene tutte queste cose, ma bastone detto tra virgolette in senso anche affettivo, perché sono convinto che questi ragazzi abbiano la forza, le potenzialità per poter andare in campo e fare quello che prepariamo durante la settimana. Quindi le cose in cui credo e le cose in cui
che a loro porteranno dei vantaggi. Ci auguriamo che i nostri tifosi, anche perché ne abbiamo bisogno, quindi che ritornino numerosi, e perché la squadra e i ragazzi ne hanno bisogno in questo momento qui, e noi possiamo promettere e garantire grande impegno, professionalità, serietà per far sì che possano gioire con noi. I giovani sono una risorsa importante, però non è che debbano giocare perché sono giovani oppure debbano non giocare perché sono giovani. C'è il lavoro sul campo, quello che ti determina il fatto che possa giocare un ragazzo o non giocare è quello che sa fare durante la settimana e la sua crescita, il suo miglioramento, però spetterà a me e al mio staff andarci a lavorare sopra per far sì che riescano ad imparare in fretta quello che chiediamo, quello che chiedo. Quindi noi ci auguriamo di poter fare tanto bene, far crescere i nostri giovani qui a Sassuolo e farli diventare giocatori importanti e dar grande valore.